ti dicessi che c'è un modo per produrre una perla come un'ostrica anche da umani? Ora ti spiego una cosa che scommetto che non sai sulle perle. A fine video capirai come anche tu puoi essere in grado di produrre una perla bellissima. Affinché venga prodotta una perla, è necessario che l'ostrica venga ferita in qualche modo. Le perle sono la risposta difensiva ai corpi indesiderati che entrano nell'ostrica. L'interno del guscio è rivestito da una sostanza brillante, la madreperla, composta da microscopici cristalli iridescenti che fanno passare la luce e che creano un sottile bagliore. Quando un granello di sabbia si introduce nel mollusco, questo reagisce e per difendersi secerne la madreperla che si accumula sul corpo estraneo in milioni di strati, dando vita alla perla. Le perle quindi sono il frutto della sofferenza, del dolore, di qualcosa di negativo. Scommetto che anche a te sono accadute tante cose negative. Ciò che è sbagliato non è che accadano cose negative, ma come le affrontiamo. Ricorda, la vita non permette mai un dolore senza uno scopo, un senso, un ikigai. Tu hai già scoperto le tue perle? Raccontamelo nei commenti, seguici per capire insieme come possiamo produrre le tue perle più preziose.